signore e signore, oggi è il 25 dicembre 1995, cioè Natale! Buon Natale! Felice anno nuovo! Ma stavi il castellino? No! Ah, devo fare! Buonasera signore e signore, oggi è 25 dicembre 1995, cioè Natale! Buon Natale e felice anno nuovo! Il tuttofondo è del libro della giungla di Walt Disney. Potete ascoltare le stupende musiche create apposta per questo bellissimo film. In questa trasmissione parleremo di un po' delle persone della famiglia Foresti Baliba. Che praticamente parleremo della loro personalità, del nostro giudizio, insomma, di varie cose. Dunque, per oggi parleremo di prima la sua vita, di zio Gianni. Di chi? Allora, parentela. Certo. Dunque, Gianni, zio Gianni, fratello di Graziella e zio di Mira, Emanuele, Francesco, Paolo, Bruno ed Elena, insomma tutti i suoi nipoti, è molto goloso, se vogliamo dire così. Dunque, è tale quale a nostra madre Graziella e niente, è molto simpatico, a buffone e porta la barba e gli occhiali e tutti neri, no gli occhiali, la barba e i capelli neri. E adesso passeremo la linea alla mia collega Chicca. Allora, adesso presenteremo Graziella, che è la sorella di Gianni e di Marilina. E allora è la mamma di tutti i fratelli Foresti e la zia di Kirk e Cecilia. E anche lei è molto buffona come il fratello, infatti loro due si mandano sempre gli avanzi che rimangono a tavola. È molto casinara perché abbiamo fatto vari casini quest'estate, è molto simpatica. E adesso passo la linea a Cecilia. Io dovrei parlare di Mariolina, che è la sorella di Gianni e Graziella. È abbastanza buffona, gli piacciono molto i cioccolatini e gli piacciono anche le bambole. Mi sono dimenticata, Graziella è bionda e ha gli occhiali. Lei ha i capelli neri e è un po', cioè, senza occhiali. Invece gli altri fratelli ce l'hanno, sì. Gli occhiali. Praticamente lei, cioè, sì, gli piacciono i cioccolatini. E adesso passerò la linea alla mia collega Miriam. Ed eccoci di nuovo insieme, sono la vostra inviata Miriam. Oggi in questo momento parleremo di Poppy. È la moglie di Gianni e la cognata di Graziella e Mariolina. Dunque, lei è una tipo molto simpatica e molto raffinata. Porta i vestiti graziosi, proprio graziosi. E è normale taglia media e è molto magra e soprattutto è molto malvista. Vai. Dunque, stavamo parlando di zia Poppy, scusate l'interruzione, ma c'è stato un problema tecnico. Dunque, zia Poppy, come ho già detto prima, è molto malmesta e ci vuole bene. Malmesta. Affettuosa, diciamo. È una brava zia, sono sua nipote. E niente, basta. Tutto qui per ora. E adesso parleremo. Se sei sua zia vuol dire che sei sua nipote, tu. E adesso parleremo con la nostra collega Chicca. A te la linea. Allora, io devo parlare di Anita, che è la sorella di Tornando. E quindi non mi intendo molto di parentele. Comunque dovrebbe essere, se non sbaglio, la cognata di nessuno. E allora, Anita
diciamo gli piacciono i dolci, ha un gatto molto carino che adesso momentaneamente non mi ricordo come si chiama. Tonini! Vabbè, Tonini! 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 Carino! E adesso passo la linea a Cecilia. Io devo descrivere Arnaldo, che è il padre dei sei figli e quindi deve avere una molta pazienza. No, molto. E lui è molto simpatico e gli piace molto cantare. Infatti prima abbiamo visto una sua esibizione ripresa della sera della vigilia. E lui e mangia normalmente ed è alto, molto alto, ha i capelli bianchi, insomma, sì. Sì. Oggi? Siamo qui per te, siamo gli amici che fan per te, fan per te. Se vuoi con te, qualcuno che ti tiri su, se sei un po' giù. Quando tu sei un amico, confidati, tu vuoi. Forza, piccolo, ci siamo anche noi. Ci siamo noi. E non ti devi disperare, se tu ti annoi. Qui ci siamo noi. Signore e signori, volevamo presentarvi il nuovo disco, Il libro della giungla, che contiene tutti i testi originali di questo fantastico film. Non c'entra niente Jimi Hendrix, di questo fantastico film della Walt Disney. Un lungometraggio a cartoni animati. Adesso sai, noi siamo davvero amici tuoi. Ed ora faremo un'intervista a Hilary Sorge. Allora Hilary, tu sei una scienziata, giusto? E stai facendo... Sì, certo. E stai facendo dei progetti per cambiare il futuro. Però, quindi, hai una macchina strana per il futuro. Questa macchina... che praticamente è una macchina che stai progettando per cercare di andare nel futuro. Parlaci un po' di questa macchina. Io questo video adesso possiamo finire questa canzone che è dell'epoca del 2476. Adesso vorremmo fare degli esperimenti mandando una persona, ma ancora non siamo certi, potrebbe creare qualcosa di brutto. Quindi per evitare i moritori ci andrò io stessa. Ma tu hai gente intorno a te, cioè praticamente la gente ti crede che riuscirà in questa tua impresa? Ma ci sono dei screanzati che non vogliono capire quello che dico. Ma tu hai tutti i tuoi progetti vari, vedo che sei... certo. Dunque qui presentiamo alcuni progetti per andare indietro. Ah, indietro, quindi sì, non hai intenzione di usare questa macchina solo per il futuro? Certo. E poi vorrei andare anche nell'epoca dei primitivi. Già, sì, pure dei primitivi. Già. E vorresti forse cambiare il passato? Sì, portando dei meccanismi indietro in modo che siamo più avanzati qui. Ah, quindi che arriviamo a quest'anno che loro già hanno...
percepito. E vorrei che la guerra non scoppiasse mai. Ah, quindi tu sai quando scoppiano le guerre, le date precise, e cerchi di non farle. Quindi questa macchina è anche un bene. Sì, in un certo senso. Va bene, adesso abbiamo il nostro collega che mi sta dicendo che abbiamo pochi secondi. E adesso la pubblicità. Oh mamma, è Tic Tacs, me l'ha prestato una mia amica. Se, me lo compri. Cos'è? Bisogna fare questo tragitto. Oh, è un gioco molto istruttivo. Sicuramente te lo comprerò. Anzi, lo potremmo regalare Giovanni per il suo compleanno. Certo, tanto lo sarà pure io. Senti, e poi cosa mi comprerai? Poi ti comprerò la Barbie. Però adesso c'è anche la seconda. Adesso, signori e signori, questa è Tricky Drops. Non abbiamo nominato proprio tutti i componenti della famiglia Foresti, però adesso li andremo a intervistare, anche quelli, alcuni di quelli che abbiamo nominato. A tra poco. Graziella Foresti. Può uscire, Pippo. E lei è una componente, infatti, della famiglia Foresti. Sì. È la madre. Comunque, la prima volta della famiglia Foresti o dei figli Foresti? Dei figli Foresti. Sì, sono la mamma. Ecco, noi siamo del TGF, del giornale famiglia, e facciamo queste inchieste sulle famiglie, sulle varie famiglie. Lei ci può parlare un po' di lei? Volete che sapere di me? Si descriva. Sono la più bella del mondo, senza età, senza rughe, senza eterna. E non c'è nessuno più brava di me, non c'è nessuno, che altro devo dire? Esasperata, perché quando erano piccoli io dominavo la situazione, adesso non mi danno più retta, allora devo correre appresso a loro, metti a posto questo, non lasciare questo fuori, rimetti a posto quell'altro. Invece quando erano piccoli obbedivano, adesso non più, e quindi sono grandi aria, ancora non ce l'ho. Però lei è contenta. E adesso messaggio promozionale, sponsor. Il nuovo, la marca Invicta è la marca migliore che c'è. Potete comprarci tantissime cose, marsupi, cartelle, tutto, e vi costerà pochissimo. Intervista a Paolo Foresti, uno dei sei figli. Ciao Paolo. Ciao. Allora, dalla telecamera. Allora, tu sei Paolo? Sì. Allora, tu hai cinque fratelli, vero? Sì. Parlaci un po' di te. Sì. Sì. Dai Paolo, non essere spiritoso. Io sono Paolo, sono il più forte di tutti. Mi chiamo e tutti mi chiamano un braccio di ferro. Sì. E tu, ma ti diverti? Pipi, sì. E sei contento che c'è tanti fratelli? Sì. E ti piace suonare, sapevo. Sì. E magari dopo ti facciamo fare una piccola esibizione in cuccia. Sì. Ma è un uomo di poche parole questo Paolo. Comunque adesso ci salutiamo perché andiamo a intervistare un altro fratello. Un altro fratello. Tu chi sei? Mi chiamo Francesco. Foresti? Sì. Sei contento di avere tanti fratelli? Sì. No, cioè, dipende. Perché? Perché ci sono alcuni fratelli che rompono, però tutto sommato, sì. E ti diverti insomma a stare in famiglia? Sì, mi diverto ogni tre volte. Ah, a chi? Ai fratelli, però pure io, ai cugini. Beh, bene, che insomma sei soddisfatto, sì? Sì, sono soddisfattissimo. E tu sì, ma a me non mi riprendi, l'ho capito. Oh, sta parlando di te, a me non mi riprendi. E state calmo, state calmo, che gli sarei di camera. Tu fai sport? Sì, lo faccio. Che sport fai? Basket. Parla un po' di te.
che faccio io? Chi sei? Sì. Che fai? Mi chiamo Francesco, sono da Roma e sono molto intraprendente. Okay. E do tante botte ai cugini, specialmente a quelli che mi fanno intervista. Ciao Francesco! E che mi rubano il momento più bello della mia giornata, che è il Natale, mi stavo dormendo nel mio letto. Oppure stavo ziando dopo aver fatto un bel cenone. Okay. Quindi gli auguro un buon Il nostro Francesco è molto simpatico. Ciao. Velocità di fuga astronomica. Incontri ravvicinati, piogge di asteroidi. Tra la Terra e la Luna vi aspetta l'avventura. Space Mountain, la più grande attrazione della galassia, a Disneyland Parigi. E basta un po' e penzoletto stretto indispensabile, poi ti puoi dimenticare. E basta un po' e penzoletto, pensi quanto è facile trovare quel po' che serve per campare. Faremo un piccolo sponsor a questo libro, La mia Europa, dalla A alla Z. Descrive l'Europa in tutto il suo splendore, in tutte le sue cose più belle. Vedete che belle immagini? Ops. I pesci, poi abbiamo sempre i pesci, gli uccelli, così. E questo regala il giornalino. Vedete che belle immagini? Vedete? Sto riprendo. Vedete che belle immagini? Vedete? E questo ve lo regala il giornalino. È in primo piano. Signori, depressione del tempo a cura di Chicca Valiva o Francesca. Allora, si prevedono annuvolamenti in tutta la zona europea, mentre in Asia ha molte schiarite. I mari sono dappertutto molto mossi, meno nel Mediterraneo dove sono abbastanza calmi. I venti soffiano tutti verso est e nord-est. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Adesso stappa tutti i saluti. Ebbene, cari amici, è venuto il momento di salutarci, ma ci vedremo senz'altro.